Non ho capito, ma voi avete paura della mafia o della giustizia? Sì, perché io sto aspettando che qualcuno da sinistra chieda scusa al ministro Piantedosi, semplicemente perché ha pienamente ragione. Allora vi spiego. A Bari c'è un'inchiesta che vede indagate 130 persone, tra questi anche dei consiglieri comunali, alcuni della maggioranza del sindaco, che si chiama De Caro, PD. L'accusa è che all'interno di queste 130 persone c'è una vera e propria militanza nell'ambito di alcune famiglie mafiose in quel di Bari, dove, lo ricordiamo, la procura è assolutamente autonoma, il presidente della regione Emiliano del PD è stato già sindaco del comune di Bari e ora è presidente della regione. Insomma, tutto questo ci fa capire come la situazione sia molto grave e, doverosamente, il Viminale, che viene rappresentato oggi dal ministro dell'Interno Piantedosi, abbia semplicemente inviato una commissione di accesso agli atti per capire quanto sia grave la situazione nella pubblica amministrazione barese. Buon senso vorrebbe che il sindaco di quel comune dicesse: beh, caro Piantedosi, mi dica subito entro quando finirà il lavoro di questa commissione per certificare quanto il mio lavoro e quello dei miei collaboratori sia un lavoro ok. E invece no, e invece c'è stata una vera e propria rivoluzione nei confronti proprio di Piantedosi. Sì, perché l'accusa è quella di voler utilizzare questa commissione per far politica. Siamo in vista delle elezioni europee e sicuramente De Caro sarà un candidato del Partito Democratico. Ora, secondo il Partito Democratico, siccome ci sono delle elezioni in vista, la antimafia dovrebbe fermarsi, chiudere i battenti. Sì, certo, quando sulla Lega creano delle inchieste farlocche durante il periodo elettorale va tutto bene. Quando invece la procura, ribadisco la procura, indaga 130 persone sulla base della tesi che un'intera municipalizzata del comune sia di fatto controllata dalla mafia, dai boss, secondo quelli del PD, insomma, se il magistrato lo sa, dovrebbe chiudere un occhio e aspettare che passino le elezioni. Ma questa è follia, è follia. Ma lasciando stare la questione puramente politica, che ribadisco è imbarazzante, rimangono le parole del presidente Emiliano, ex magistrato del Tribunale di Bari, che da un palco ha affermato proprio questo. Io l'ho preso in due, andammo a casa della moglie, della sorella di Antonio Capriati, che era il boss di quel quartiere, e io gli andai a dire: vedi che questo ingegnere, assessore mio, deve lavorare perché qui c'è il pericolo che i bambini possano essere investiti dalle mafie, quindi se ha bisogno di bere, se ha bisogno di assistenza, te lo affido. Cioè, hai capito? L'allora sindaco, ex PM, accompagna l'allora assessore, futuro sindaco di Bari, dalla sorella di un boss per aggiustare delle situazioni sgradevoli. Cioè, non è che va in questura o in procura a denunciare, va dalla sorella del boss. Ora De Caro dichiara di essersi completamente dimenticato di quella vicenda, seppure, come avete visto in questo video, sul palco con Emiliano che affermava proprio questa situazione, è stato completamente muto, per poi dire che appunto non si ricorda di questa evenienza. Peccato che il web ci permette di avere la memoria lunga, perché esattamente 2 anni fa a Telenorba, una televisione locale pugliese, avvenne esattamente la stessa cosa negli studi di Telenorba, guarda. Mi ricordo che tornammo insieme in due da soli a parlare a casa del responsabile del luogo dove questo evento era avvenuto, che ovviamente non si aspettavano di trovarmi in casa, e io gli dissi: l'ingegnere, amico mio, sta qui perché deve proteggere i vostri bambini dalle automobili. È tutto chiaro? Anche in questa occasione De Caro non solo è stato muto, ma in seguito non ha neppure smentito le parole di Emiliano. Quindi, cari amici del PD, la cosa migliore che possiate fare non è far titolare a Repubblica colpo di mano, che significa colpo di Stato, ma far scrivere ai nostri amici di Repubblica: scusa Piantedosi.